Ciao a tutti, oggi faremo un rustico con cavoli e scamorza affumicata. Facciamo la pasta brisè, io non la compro quasi mai, la faccio sempre in casa ed è facilissimo farla. Ci vogliono 200 g di farina, 100 g di burro a temperatura ambiente, mezzo bicchiere di acqua e un cucchiaino di sale. Andiamo ad impastare. Usciamo dal frigo la nostra brisè e cominciamo a stendere il primo disco. Sul fondo della pasta brisè mettiamo un po' di pan grattato, servirà ad assorbire l'umidità della nostra verdura. Mettiamo i nostri cavoli sbollentati e sgocciolati. Voi potete farli anche con i broccoli, con le rape, con qualsiasi verdura. Potete usare tranquillamente le mani, sono il nostro primo attrezzo, non dimenticatelo. Insaporiamo le nostre verdure con del grana. Un filo d'olio. Ed ora il pezzo forte. Potete mettere o la scamorza affumicata o la mozzarella. A questo punto potete sbatterci anche delle uova, due uova, sbattere in un piatto delle uova con del formaggio e versarle sopra. Io non lo farò perché a casa non le gustano. Quindi adesso vado a stendere il secondo strato di pasta brisè. Ora che abbiamo steso il secondo strato, possiamo metterlo così come sta sul nostro rustico o tagliarlo con questa rotella. Ecco il nostro rustico pronto da infornare a 180 gradi fino a quando sarà ben dorato. Ecco il mio rustico con cavoli e scamorza affumicata. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Un bacio, alla prossima. Ciao!